Bambini e bambini, yar, falegnami, pescatori, cacciatori, uomini, donne, ragazzi e ragazze, qui per voi c'è Perrin, il più grande bardo delle lande di tutta Skyrim. E oggi avrete la fortuna di ascoltare una delle mie storie. Vi narrerò di Kaiwolf. Kaiwolf, che era uno dei Dova più potenti, arrivò a Rangwald. Dire un'antica tomba. In questo tempio si dice dimorasse uno dei più grandi mali di Skyrim. E Kaiwolf giunse qui, entrò in questo tempio di Rangwald per cacciare la sua preda, uno dei grandi sacerdoti dei draghi. Ovviamente Kaiwolf non è un Dova alla mia altezza, sapete che io sono il Dova più potente di quest'era, nessuno può osare mettersi a confronto con me, lo sapete bene, vero? Lo sapete, lo spero che lo sappiate. Se non lo sapete, sapevatelo. Bene, Kaiwolf si inoltrò, scese sempre di più all'interno del tempio. Con molta fatica arrivò e sentì. C'erano dei draug all'interno, ma non dei draug normali. I draug più potenti che potesse trovare. I draug in grado di utilizzare la propria voce. I grandissimi signori della morte. Come sapete, questi nemici sono piuttosto potenti, ma Kaiwolf aveva dalla sua parte degli urli incredibili. Poteva usare tecniche pazzesche, doppie lame, scudi, armi a due mani. E non è vero, non era capace di usare la magia, per quanto lui fosse convinto di poterlo fare. Ma ditemi voi, quante volte avete visto un Redguard mago? No, seriamente, ditemi. Quante volte avete visto un Redguard mago? E Kaiwolf era così stupido da volere fare il mago. Ma accidenti, non si è mai visto un ragazzo che fa il mago. Comunque Kaiwolf continuò. Uccise tutte le sue vittime. Continuò a mietere vite. Anzi, non si può dire che fossero vite, perché effettivamente i signori della morte d'Ava erano già morti. Erano solo stati resuscitati. Combatté l'ultimo signore Draug. Lo colpì con un urlo. Ma lui contrattaccò con un urlo ancora più potente. E con la sua abilità, con le sue due incredibili lame, ascia e spada, si fecero strada nella carne del signore della morte Draug. Kaiwolf abbatté il proprio nemico e riprese la ricerca e la vide una tomba. Ma continuò, poiché la tomba non era ancora accessibile. Non poteva ancora aprire il sarcofago. Il signore della morte Draug gli si parò davanti e si nascose. Una trappola! Ma ovviamente Kaiwolf usò uno dei suoi urli più potenti, anche se ovviamente non era abbastanza bravo ad utilizzarlo, come avete forse visto. Immaginatelo nelle vostre menti, vedetelo, visualizzatelo. Uccise un altro dei signori della morte Draug e continuò la sua ricerca. Il male si avvicinava, lo avvertiva, era vicino, sempre più vicino. Ovviamente continuò la sua strada di signori della morte Draug. Alla grande. Per un po' di tempo esplorò le rovine, esplorò il tempio alla ricerca del giusto percorso. Alla fine riuscì a trovare la strada. Continuò, scese sempre di più nel cuore del tempio. Doveva trovare la chiave che gli poteva dare accesso alla tomba del suo nemico mortale. E continuò. Alla fine lo trovò, una delle due chiavi. La chiave del teschio di Thorsten. Ma ovviamente questa chiave era protetta. Uno dei guardiani uscì. Un potente nemico, ma ovviamente nulla poteva contro la potenza di Kaiwolf, nulla poteva impensierirlo. Usò
una delle sue magie d'evocazione. Come sappiamo, in realtà Kai Wolf era un vero, vero mago, davvero, davvero molto scarso. Infatti, diciamo che la sua evocazione non serve assolutamente a nulla. Alla fine riprese un po' di intelligenza e cominciò ad attaccare con l'arco. Ma Thorsten si nascondeva. Thorsten usava uno degli Atronach del ghiaccio per difendersi. Era molto fastidioso. Infine Thorsten era sparito ed erano rimaste solo le sue guardie, dei Draug spettrali. Alla fine Kai Wolf li distrusse tutti e scese. Thorsten non aveva più nessuno a proteggerlo, eccetto le sue evocazioni. Continuava a usare la sua magia di evocazioni a evocare degli Atronach del ghiaccio, Atronach estremamente fastidiosi. Alle spalle di Kai Wolf c'erano altri nemici che stavano cercando di prendere la sua vita, ma lui continuò fino alla fine e lo abbatté. Thorsten venne ucciso. E quella scena mi ricordò un po' la morte di Boromir, sapete? Boromir, quello del Signore degli Anelli. Sì, Kaiv lo uccise con una freccia dritta dritta. Alla fine uccise tutti i suoi nemici con un possente colpo d'ascia e continuò la sua ricerca. Mancava ancora una chiave, una sola chiave, e avrebbe potuto aprire il sarcofago del suo mortale nemico. Ma le trappole erano tante. Ma lui, col suo ingegno, sapeva come superarle. Con uno dei suoi incredibili urli riuscì a superare le trappole che avrebbero potuto mietere la sua vita. Con poco continuò, scese sempre di più nel cuore del tempio. I draghi continuavano a predisporre trappole, a nascondersi. Ma Kai Wolf, con tanta cattiveria, gli faceva saltare in maniera davvero poco rispettosa. Insomma, Kai Wolf, prima o poi ti faranno causa questi poveri Drow, non li puoi uccidere in questo modo, li hai spazzati via. Kai Wolf continuò. E Draug, però, erano lì, in attesa. Non sapeva quando uno di loro gli si sarebbe parato davanti per attentare alla sua vita. Ma la strada era dinanzi a lui e continuò. Consultò la sua mappa e alla fine trovò la via giusta, la via corretta, e scese sempre di più nelle cripte di Rangvald. Infine lo avvertì, era vicino, era molto vicino alla seconda chiave. Continuò ad avanzare. Avvertì un altro drago, lo fece saltare in aria con un rapido fendente delle sue due lame. E infine continuò l'esplorazione. Non riusciva a capacitarsi di quanto fosse complessa la struttura di quel tempio. Infine lo avvertì. C'erano sempre più nemici. Ma con molta abilità li abbatté tutti, dal primo all'ultimo. Con fin troppa abilità non puoi distruggere le persone in questo modo, maledizione! Un po' di rispetto per questi poveri Drow. Hanno diritto anche loro a vivere. Uno dei signori della morte, Drow, entrò in campo, uno dei più forti. Cercò di ritrovare un po' di onore per i suoi fratelli, che poveracci venivano falciati come se niente fosse. Infatti riuscì a incalzare Kai Wolf e a metterlo all'angolo. Ma Kai Wolf non aveva alcuna intenzione di morire così, per le mani di un misero Draug, anche se era uno dei più forti di tutto il tempio. E infine si ritrovò scaraventato in aria. Ma non ti vergogni un po'? Nessun Dovahkiin viene lanciato in aria in questo modo. A me non è mai successa una cosa simile. Vergognati, Kai Wolf, vergognati. Ehi, che diavolo è questa interruzione? Ehi,
Io non so chi sei, ma io ti troverò e ti ucciderò. Chiunque abbia osato mandare in onda questo video, che è assolutamente falso, hanno usato Photoshop, ragazzi. Hanno usato Photoshop. Vi giuro che il sottoscritto come Dova non è mai stato scaraventato in aria perché cercava di dare un biglietto di Mara ad un gigante. Che volete? Sono un testimone di Mara. E comunque anche i giganti meritano di amare. Tornerò a sedermi, ma solo perché Serana mi ha promesso di darmela alla fine della giornata. D'accordo, riprendiamo la storia. Che cosa vi stavo dicendo? Ah sì, dopo che Kaiwolf venne lanciato in aria in maniera molto poco rispettosa, era giusto così, in fin dei conti, avete visto quante persone erano riuscite a far saltare in aria con un urlo? Continuò la battaglia e riuscì ad uccidere anche gli ultimi nemici. Non senza molte difficoltà, però, devo dire. Continuò. Sapeva di essere vicino. E alla fine lo vide. Era arrivato. Era arrivato all'ultima chiave. Ma c'erano ancora altri nemici dinanzi a lui. Era vicino. Infine uccise il drago inquieto che gli si parò davanti, in maniera abbastanza brutale, si potrebbe dire. E finalmente giunse alla stanza con la soluzione per mettere fine al grande male che dimorava in quel tempio. Ma uno dei custodi, uno dei guardiani, uscì. Inevitabilmente, Kaiwolf sapeva che avrebbe dovuto affrontare quella battaglia. Armato di ascia a due mani, cominciò ad attaccare quel maledettissimo guardiano. Ma quel guardiano era potente, era forte. Riuscì a mettere in seria difficoltà il nostro amico. Ma con il suo urlo, con la sua potente voce, Kaiwolf lo attaccò e lo scaraventò dall'altra parte della stanza e venne scaraventato. No! Resistette all'urlo. Nessuno poteva urlare potentemente quanto Kaiwolf, eccetto me, e credo di avervelo appena mostrato picchiando quel maledettissimo stupido che ha messo quel video che non era assolutamente tale, ve lo posso assicurare. Infine Kaiwolf si ritrovò un po' in difficoltà, devo dire, contro questi ultimi due draug. Scappò, si mise in salvo e rimase incastrato tra due pareti, anzi tra due colonne, in maniera molto stupida. Ma chi cavolo ha messo lì quelle due pareti, maledetti architetti sfigati? Non ci sono più gli architetti di una volta. Infine Kaiwolf riuscì a liberarsi grazie al cielo. E con un urlo, l'ultimo urlo, con un potente fusrodà, scaramentò il suo nemico. E infine, un'esecuzione, lo uccise con la sua ascia a due mani. Aveva vinto, era arrivato alla fine. Ora mancava un unico grande nemico che dimorava, dormiva e riposava all'interno del suo sarcofago. Kaiwolf sapeva cosa doveva fare, ma si preparò prima. Infine inserì le due chiavi e si preparò alla battaglia. Il sarcofago si aprì. E il sacerdote, con tutta la sua cattiveria, uscì. Ma Kaiwolf era pronto, era preparato, fermò il tempo e cominciò ad attaccare Otar il pazzo con tutte le sue dita. Con le sue due lame cominciò a picchiare e a fendere il corpo del suo grande nemico. Infine Kaiwolf raggiunse la vittoria. Otar era stato sconfitto. E la maschera finale era nelle sue mani. Kaiwolf aveva trionfato di nuovo. E qui, amici miei, si conclude la storia del nostro amico Kaiwolf. Naturalmente chi le ragazze che vogliono ovviamente intrattenersi con me nel mio camerino dopo aver raccontato questa magnifica storia, a mio parere sono, lo sapete anche voi, il più grande bardo che Tamriel, l'intera Tamriel, ma che cosa sto dicendo, l'intero Mundus abbia mai avuto.
Detto questo, io ragazze chiedo congedo, ovviamente vi ricordo una alla volta nel mio camerino e niente cose strane, non prendo niente nel diritano perché se provate, perché so come siete fatte voi Nord, lo so che cosa pensate di fare. Che cazzo ci faccio io qui? Ditemi che cosa ci faccio in un tempio di Mara insieme alle tizie che mi sono bombato ieri sera nel mio camerino! Ehi, ragazza, era una storia, era una storia, non mi fraintendere, è stato molto. E voi che cosa ci fate tutti qui? Avete bevuto troppa scuma? Ehi, tu! Mara ha dato la vita a un cazzo, vedi di levarti dalle scatole! Sì, figli, quello che vuoi! Ora levati dalle scatole, io non ho alcuna intenzione di fare quello che pensi. Ma voi vi siete fottuti il cervello, dal primo all'ultimo. Che cosa state cercando di fare? Ehi, tu! Se non chiudi quella fogna, ti tiro un fusolo da che ti mando a conoscere la tua amica Mara di persona! Ma quale viaggio? L'unico viaggio che ti farò fare è quello in cui ti spedirò all'altro mondo. Non finirei nemmeno a Sovngarde. Amico, vuoi trovarti deatomizzato? Io sono il più grande stallone che questo continente abbia avuto. Lo voglio ora e per sempre. Per sempre è un lasso di tempo maledettamente lungo, mia cara. Sei sicura di volerlo spendere con me? Non credere. Sì, certo, come no. Io me ne vado, sfigati! Ehi, aspetta, parliamone! Non sapevo che fosse tuo nipote! In fin dei conti non è che vi assomigliate poi così tanto! Aiuto! Aspetta! Parliamone! No, no, non spedermi di nuovo in orbita! Aiuto! Che idiota.